Ciao, sono qui nel mio negozio che sto pulendo la catena della mia bici con cui farò l'Ironman domenica a Nizza, ma questo video non è per raccontarti del mio allenamento e neanche del mio Ironman di Nizza. Racconto sempre poco delle cose che faccio perché mi piace vivere le cose e non raccontarle. Ma perché questo video? Un po' che non faccio video su YouTube. La settimana scorsa un ragazzo, un cliente mi ha scritto, diceva: ma perché non fai più video su YouTube? Mi piace il tuo stile, sei l'unico che dice le cose come stanno. Al di là di quello che ha scritto lui, sicuramente ho smesso di fare video su YouTube un po' perché è impegnativo. Ormai è tutto diventato internet uno studio cinematografico, quindi se non hai uno studio cinematografico, e non è più democratico internet, e oltre a non essere più autentico. E quindi mi sono un po' stufato, ne faccio sempre meno. Però, grazie anche alla sua sollecitazione, ho voluto fare questo video che non riguarda il mio Ironman a Nizza, non riguarda la mia bici, che comunque è una grande bici che è fatta in Italia. Questo video riguarda un po' quello che mi porto a casa da questo percorso di allenamento per l'Ironman di Nizza, è proprio la necessità, di essere flessibili e di ascoltare il corpo quando ci si allena. Questo lo dico in funzione del triathlon, in funzione della corsa, in funzione di tutto. Siamo in un'epoca in cui è tutto misurato, è tutto standardizzato, è tutto computerizzato e con i dati. Quando si fa un percorso di allenamento lungo, di qualche mese, o magari ci si allena tutta la vita, in maniera intensa, come più o meno io ho fatto, ma intensa intendo a qualsiasi livello, allenarsi 4-5 volte a settimana. Anche andando piano, è un allenamento intenso, un percorso di allenamento intenso. Beh, è necessario essere flessibili, pronti al cambiamento, è necessario ascoltare il proprio corpo. Io l'ho visto in questo periodo, i miei amici lo sanno che mi prendono in giro perché sono quello che gira sempre con le brugole e cambia spesso l'impostazione delle tacchette, delle scarpe da bici o della sella, in maniera consapevole, naturalmente non a caso. Perché il corpo è in continuo cambiamento. Questo vale anche per le scarpe da corsa, quando le persone sono fissate su un brand, ancora prima che su un prodotto, su un modello. Beh, oggi il mondo delle scarpe da corsa è in continuo forte cambiamento, sono dei materiali veramente innovativi e quindi non bisogna fissarsi con nulla, bisogna avere delle idee, non delle certezze, delle consapevolezze e poi essere pronti a cambiare ascoltando il corpo e ascoltando le proprie sensazioni. Questo non vuol dire che i dati non sono utili, ma se io faccio tanto allenamento, il mio corpo si rigidisce, ad esempio, e quindi devo essere pronto a cambiare scarpe, pronto a cambiare posizione, non cambiamenti drammatici, ma devo essere pronto ad ascoltarmi e a cambiare. Bene, ti segnalo anche un podcast, un episodio che ho ascoltato recentemente. Se mi hai ascoltato qualche volta, sai che io consiglio sempre podcast stranieri. Il mondo dei podcast, ma il mondo della cultura sportiva in generale italiano, è di qualità abbastanza bassa, a mio avviso. Io trovo molti spunti in podcast stranieri, ma non perché io sia esterofilo, ma perché c'è una cultura più antica e più aperta. Ho ascoltato l'episodio The Evolution of the Holistic Athlete, cioè l'evoluzione dell'atleta olistico del podcast Fast Talk Labs, che è un podcast americano che parla di ciclismo, corsa, triathlon, e l'ho trovato un episodio in linea con quello che ho provato a raccontare in questo video, cioè che l'allenamento non è più solo tabelle, tutti sono fissati con ste cavolo di tabelle, ma se dietro alle tabelle anche il coach non ti segue in quello che fai, in come stai, in quello che mangi, in come dormi, non ha senso la tabella. Bisogna essere aperti, abbracciare l'allenamento, lo sport in maniera olistica e non essere dipendenti né da un paio di scarpe, né da una posizione, né da una tabella. Ti auguro buona corsa, buon allenamento, buone gare e non seguirmi sull'Ironman perché io non andrò forte. Ma se vuoi seguire uno che va forte, segui Pierpaolo Comba, che io aiuto ad allenarsi da tanti anni, che farà l'Ironman di Nizza e andrà molto 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 forte.